2018, siamo allo stand di La Piccola e Lucaffè e ci troviamo in compagnia di Gianluca Venturelli, il suo Deus Ex Machina, proprietario, direttore commerciale, l'uomo che gira il mondo per presentare e acquisire nuovi clienti. Bentornato Gianluca. Ciao, bentornati, grazie, fa piacere essere qua. Siete con oggi a Trieste Espresso 2018 al 22esimo anno di età per l'azienda. 22 anni sono decisamente tanti. Sì, noi siamo nati a novembre del 96 in una stanzina dove io tostavo, confezionavo, facevo le consegne e poi ci siamo dedicati immediatamente al mercato estero e fortunatamente oggi siamo presenti in 50 paesi. Abbiamo sempre creduto nella qualità. Poi è nata la passione per la salute e per l'ecologia, quindi abbiamo cercato di fare prodotti sempre più sani, sempre più attenti alle varie cose che può sviluppare il caffè, insomma. Gianluca, voi siete tra le aziende preferite di Oreca TV e questo grazie alla vostra perseveranza nell'andare a ricercare metodologie di estrazione ecologiche sempre di altissima qualità e avere un ufficio sviluppo estremamente produttivo. Ti ringrazio di queste cose, infatti avremmo potuto crescere molto di più per quanto riguarda le vendite, è che siamo stati sempre impegnati a seguire progetti nuovi come la cialda Smart, che è la cialda più piccola che esiste sul mercato, la monodose più ecologica, mi permetto di dire, al mondo, perché ha una bustina che pesa la metà delle altre e ha un peso di solo 5,5 grammi di caffè, anche per il rispetto della materia prima, quindi meno container che vanno, meno energia per tostare, ma con un'estrazione superiore agli altri, secondo noi, e con un gusto nuovo. Praticamente questa cialda Smart ha un gusto di caffè fiorito, di frutta, di fiori e non di caffè tostato, nel senso mandorle, cacao, biscotto, le cose che siamo sempre abituati a riconoscere. Ecco. In ogni caso sempre di altissima qualità. Altissima qualità e soprattutto abbiamo fatto una miscela che non contiene acrilamide, diciamo, abbiamo cercato l'origine più sana possibile e con i sistemi per tenere la più bassa possibile, che sono stagionatura lunga del caffè verde, tostatura con un certo grado di tostatura, riposo del caffè, varie cose che abbiamo studiato per non avere lo sviluppo dell'acrilamide. Veniamo alla proposta che voi andate a fare a tutto ciò che è settore ospitalità, ristorazione e micro ristorazione, parliamo quindi di chi consuma mediamente 10, 15, 20, 30, anche 50 caffè al giorno e non può permettersi una macchina col caffè torrefatto in grani. Certo, noi abbiamo sempre creduto nella cialda in carta, come sapete avremmo potuto crescere molto con le capsule, abbiamo fatto una scelta coraggiosa di non farle per il discorso ecologico e salutistico, però la cialda l'abbiamo sviluppata in varie cose e quest'anno proponiamo una macchina che non solo fa espresso, ma fa caffè americano, caffè crème e vorremmo riuscire a riprodurre anche il caffè della moca, sempre in cialda. Perché le macchine a cialda per la ristorazione consumano un 70% meno di una macchina tradizionale, non c'è bisogno di occuparsi della macinatura e soprattutto il caffè che si macina a mezzogiorno, che alla sera non è più buono, quello che si macina alla sera e al mezzogiorno dopo non è più buono, con la cialda è sempre fresco e ci può dare un menù con vari assortimenti. Questo è uno dei motivi che rendono la macchina del monoporzionato perfetta per chi magari non ha le skills del barista. Certo, e soprattutto anche per l'ossidazione, ecco, perché si sa che il caffè dopo 20 minuti della macinatura incomincia a ossidarsi. Quindi tra un pasto e l'altro passano anche 5-6 ore e purtroppo al ristorante uno si trova a bere un caffè vecchio. Invece in cialda a volte i clienti ne bevono anche due perché lo sentono più leggero, più fresco
e poi filtrato dalla carta filtro, perché non ci dimentichiamo che la carta filtro è un filtro, quindi in tazzina abbiamo meno impurità, meno grassi, meno cere, è un caffè più digeribile. E allora, per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano entrare in contatto con voi senza alcun impegno, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi contattare? Ok, il nostro indirizzo di posta elettronica è customer@lucaffè, oppure si scrive customer@lucaffè.com. Ok. E allora noi ci rivedremo in altra fiera, presumibilmente al SIGEP 2018. Invito tutti loro a assaggiare, a provare il vostro prodotto che, credetevi, ha veramente dell'eccellente. Siete una delle aziende eccellenti nella produzione di macchine e di prodotto monoporzionato. Congratulazioni davvero, Gianluca. Da te fa molto piacere questa cosa. Ecco, aggiungerei una novità a questo punto sulle cialde. Stiamo per iniziare una produzione di cialde in barattolo per la ristorazione, proprio per il discorso ecologico di non aver più la bustina da buttare via. Anche perché la cialda nel barattolo ha una qualità superiore che nella bustina, perché il barattolo ha una barriera più alta. Chiaramente si può dare solo alla ristorazione, che ha dei consumi importanti, che il barattolo lo consuma in un giorno. Ne saprete di più nel momento in cui uscirà sul mercato e noi ne daremo notizia attraverso i nostri strumenti orecanews.it e, perché no, orecatv.it. Grazie Gianluca. Grazie a voi, grazie dell'attenzione. Noi continuiamo, abbiamo qui intorno tantissime altre novità da presentarvi attraverso telecamera e microfono, e quindi non andate via.